Ogni anno, la seconda domenica di avvento, ci propone il personaggio di Giovanni Battista, grande precursore di Cristo, profeta che indica presente il Messia tanto atteso. Quest'anno ci accompagna l'Evangelista Matteo e quindi è dal suo racconto che ascoltiamo la presentazione dell'opera del precursore, soprannominato Battista, Battezzatore, perché immergeva le persone nelle acque del Giordano, invitandole ad un esame di coscienza e ad un impegno di conversione, riconoscendo di avere l'acqua alla gola e di fare in fretta a mettersi a posto con il Signore per poterlo accogliere, visto che la venuta è imminente. Giovanni si presentò a predicare al di là del Giordano, nella piana di Gerico, vicino al Mar Morto, laddove il Giordano termina il suo corso. Era il punto di passaggio, i pellegrini che andavano verso Gerusalemme. O tornavano dalla città santa, passavano da quel punto per guardare il fiume e quindi era una zona di concentrazione di tanta gente. E il Battista coglie quella occasione nel deserto di parlare a folle che stanno passando occasionalmente. Le sorprende con il suo annuncio si presenta vestito in un modo strano, con peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Era l'abito del profeta Elia, il quale molti secoli prima era stato assunto in cielo proprio in quel punto dove Giovanni adesso si pone a predicare. E la gente ha l'impressione che sia tornato Elia perché quell'uomo è un personaggio strano come lo era l'antico profeta Elia. Ha i capelli lunghi, mai tagliati, vive nel deserto, è vestito in questo modo ascetico e penitenziale e si presenta gridando, annunciando una visita imminente, ma minacciando una situazione che può essere tragica. La scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Non illudetevi di essere figli di Abramo. Dio può trarre figli dalle pietre. Dietro questa battuta c'è un gioco di parole nell'originale ebraico. Perché? Pietre in ebraico si dice abanim e figli banim. C'è una semplice vocale di differenza. Le pietre possono diventare figli. Dio è creatore. Voi quindi non illudetevi dei vostri privilegi. Non riposate sugli allori convinti che essendo discendenza di Abramo siete al sicuro. Fate frutto degno della conversione. Fate le opere di Abramo. Cambiate ciò che è negativo. E in questo messaggio il Battista ci aiuta a preparare la strada al Signore che viene perché dice farà separazione tiene in mano il ventilabro per pulire l'aia e raccoglierà il grano nel granaio ma la pula che è lo scarto del grano verrà bruciato con fuoco inestinguibile attenzione perché ci sarà separazione, adesso sembra tutto uguale, sembra che sia la stessa cosa fare bene e fare male, ma non è così, al momento decisivo la distinzione ci sarà. Questo è un tema molto caro a Matteo, lo ritroveremo lungo tutto l'anno con insistenza in molti discorsi di Gesù e in diverse parabole che il primo evangelista sottolinea con particolarità. La prima lettura è tratta ancora dal profeta Isaia, un classico dell'avvento. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il capitolo 2, oggi ci è proposto il capitolo 11, uno splendido poema di speranza. Lo potremmo definire il canto del cigno. Del vecchio profeta Isaia, ormai deluso dalla storia, si è accorto anche egli che le cose a breve non cambieranno, ma non ha perso la speranza e è convinto che il tronco di esse, cioè l'albero genealogico di Davide, non è finito per sempre, se anche l'hanno tagliato quell'albero rimetterà un germoglio. Jesse era il padre di Davide. Davide è il fondatore della monarchia. Tagliare l'albero di Davide vuol dire eliminare la casa regnante in Israele. Sembrava un dramma, sembrava la fine di tutto perdere il trono di Davide. E il profeta si rende conto che si va incontro ad una tragica fine della monarchia, ma non è la fine della speranza. Un germoglio spunterà dalle radici di quest'albero tagliato e il vento del Signore lo farà crescere. In ebraico vento si dice ruach, che traduciamo spirito, è il soffio, il respiro di Dio come sulla creazione il vento lo spirito del signore aleggiava così adesso lo spirito si posa su questo virgulto immagine profetica del messia che crescerà sarà uno spirito di sapienza di intelligenza di consiglio di fortezza di scienza di pietà di timore del signore e il Messia sarà colmo di quelli che noi chiamiamo i sette doni dello Spirito Santo. Lui è portatore dello Spirito. Lui giudicherà il mondo con giustizia. Farà finalmente giustizia per i poveri. E creerà una possibilità di ritorno all'Eden. Il profeta diventa poeta e immagina una scena di animali pacifici. Il lupo e l'agnello stanno insieme, il leopardo e il capretto si sdraiano negli stessi pascoli. Il bambino può mettere la mano nel covo di serpenti velenosi senza correre il rischio di essere morso e avvelenato. Il Signore con il suo zelo cioè con la sua forza e il suo entusiasmo, farà tutto questo, cambierà la situazione. Ma il cambiamento non avviene per magia, non è il tocco di una bacchetta magica, è un impegno che è affidato a noi, il cambiamento della società. Fate frutto degno di conversione, cambiate personalmente, comunitariamente, nel vostro piccolo, in quel poco che potete fare e tanti piccoli cambiamenti in meglio determinano un miglioramento di tutta la società. Vieni Signore, Re di giustizia e di pace. Il Salmo 71. È uno splendido inno messianico che celebra il futuro Re, un Re non come quelli storici, un Re di giustizia, un Re che fa la pace e che domina su tutto il mondo, non schiacciando, ma rialzando le persone, i poveri, gli umili, dando gioia agli afflitti. Nella seconda lettura. Ci è proposto di nuovo un brano della lettera ai Romani di San Paolo, un testo complesso e difficile. Ci parla innanzitutto di perseveranza, di consolazione, di speranza. Ma il tema centrale di questa pagina è che Cristo mantiene le promesse di Dio, fa giustizia a Israele, il popolo dei circoncisi e mostra la fedeltà di Dio alle sue promesse, ma allarga l'orizzonte e offre misericordia a tutti i popoli, anche quelli che non lo conoscevano, anche quelli che non lo aspettavano. C'è il passaggio dall'ambiente ristretto del popolo di Israele alla comunità universale del mondo. E l'intento dell'Apostolo scrivendo ai Romani era proprio questo mettere insieme la parte cristiana che proveniva dall'ebraismo e la parte che proveniva dal mondo greco-romano. Non ci sono più queste differenze etniche ad essere sostanziali. Cristo è venuto per portare una salvezza universale. La discriminante eh, la facciamo noi, accogliendolo o rifiutandolo. La scure e alla radice dell'albero. Se l'albero produce frutti buoni, se cambia la situazione del lupo e diventa tenero come un agnello, allora il Cristo viene, fa giustizia e porta pace.